Sono passati ormai una decina di giorni, penso, dal depeg, quindi dal crollo di UST e di Luna. Molti mi hanno chiesto che cosa farò adesso, andando a fare alcune considerazioni, andando a vedere che cosa ho imparato, quindi che cosa, nonostante la perdita, possiamo portarci in saccoccia di valore e un piano di ripresa. Quindi andiamo a vedere. Dunque, vediamo prima quelle che sono le lezioni che ho personalmente imparato e spero che ti tornino utili, e poi invece andiamo a vedere quello che è il piano d'azione che sto portando avanti. Allora, primissima lezione che ho imparato è che nessun progetto è troppo grande per fallire. E questo è proprio la base di partenza. Perché dico questo? Perché con il fallimento di Terra Luna stiamo parlando del fallimento di una piattaforma enorme, la seconda per liquidità in tutto il mercato cripto. Oggi Terra è scivolata al 30° posto, con 130 milioni, poca roba, però se andiamo a vedere lo storico, vedremo che era arrivata solo qua sopra circa 20 milioni ed era al secondo posto su quelle che sono le chain, perché al primo posto abbiamo Ethereum con 51 miliardi e infine Binance con 7 miliardi. Qua in mezzo c'era proprio Terra, con 21 miliardi in DeFi e un'altra ventina di miliardi in CeFi, quindi in finanza centralizzata. Questo significa che comunque era un progetto da 40 miliardi, quindi qualcosa già di abbastanza grosso, abbastanza pesante. Prima cosa che ci possiamo portare a casa è proprio questa, che non esiste un progetto troppo grande per poter fallire, cioè tutti possono cadere, e questo è importantissimo quando andiamo a operare nel mercato delle criptovalute, e quindi fa bene tenerselo a mente. Questo è il primo grande insegnamento. Secondo insegnamento, che è una conseguenza del primo, è la regola del 20%, che me la sono inventata, però sostanzialmente è questo. Con Terra Luna, in particolare con lo UST, io mi ero sbilanciato. Mi ero sbilanciato perché c'ero andato a investire un 30% abbondante di liquidità proprio nello UST, nella stablecoin. E questo è stato un errore. Quello che ho imparato da questo è la regola del 20%, cioè dare massimo un 20% di liquidità, liquidi, per ogni asset. Attenzione qui, io con 20% di liquidità per ogni asset non intendo dire un 20% a Bitcoin, un 20% ad Ethereum, un 20% no. Io parlo di portafoglio di investimento globale, generale. Quindi in un portafoglio di investimento il 20% è in cripto. Il 20% in oro metalli, mettiamo metalli, il 20% che ne so, real estate, terreni, case, quello che è. Un 20% in liquidità, quindi questo può essere considerato stable coin, tra virgolette, e un 20% in azioni, per esempio. Oppure, che ne so, arte, orologi, insomma, ognuno poi ha il suo, diciamo, la sua composizione. Quindi questa regola è fondamentale, un 20% per settore e un 20% del capitale dedicato chiaramente all'investimento, non del capitale totale. In questo caso andiamo a vedere quello che è il cripto. Da adesso in poi, quello che farò io è muovermi nel mercato cripto principalmente su BTC al più ETH. Ma questo è il mio fondamento.
anche perché Bitcoin è, come abbiamo detto più e più volte, un po' il golden standard del mondo cripto, e quindi investire in Bitcoin ha senso e ci espone sostanzialmente a quello che è il mercato globale. Poi, in questo caso, azioni e cripto stanno andando più o meno di pari passo, quindi personalmente io non detengo azioni, ma detengo arte. Detengo poi oro, quindi nel mio portafoglio attualmente ci sono questo, c'è questo, l'arte nel mio caso ce l'ho principalmente digitale, quindi sotto forma di NFT, quindi ancora sono esposto comunque al mercato cripto. Ecco perché la mia dose qua di ETH e di Solana che dovrei avere in portafoglio li ho in realtà investiti in NFT. E quindi vado un pochino questo 20% a infilarlo là dentro. Poi real estate con terreni, sì. E poi liquidità attualmente l'ho ridotta parecchio. In realtà rispetto alle stablecoin, qui ne avrò penso un 5% circa. Però la andrò chiaramente ad aumentare, vedendo come, dove metterla e come metterla, perché devo dire che comunque la botta dello UST è stata forte e ha rivelato un pochino la fragilità delle stablecoin in generale. Quindi quello che voglio passare è comunque non facciamoci portafogli con 300.000 cripto. Se vogliamo avere un 20% che dedichiamo proprio alla speculazione pura, va benissimo, facciamolo. Però deve essere speculazione pura, cioè non è roba che teniamo in portafoglio con l'obiettivo e poi un giorno crescerà. No, compro, cresce, vendo, chiuso. E non vedo più quella valuta. L'accumulo ha senso farlo su Bitcoin. E lo dico a posteriori, dopo che ho accumulato parecchi Luna e quindi mi sono esposto a questo progetto perché ci credevo e perché era un progetto di cui conoscevo i rischi, ma che comunque ad oggi, secondo me, era il miglior progetto su blockchain. Nonostante tutti quelli che sono i pericoli, però veramente innovava tanto e portava tanto valore. Terzo, questo è importantissimo, i social e video, Twitter, eccetera, eccetera. Devo cercare opinioni contrarie. Questo è molto importante. Perché? Perché purtroppo i social media, quindi Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, funzionano per associazione. E il loro obiettivo è dirti sì a tutto. Quindi confermare le tue idee, non andare contro quello che pensi, andare a favore di ciò che pensi. E quindi ti alimentano. Cosa voglio dire con questo? Quando è partito il dump, tutto quello che io vedevo su Twitter era questa roba qui, e ve la vado a mostrare subito. Arriverà il recovery plan, tenere il peg, poi torneremo più forti di prima, stay strong, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso vedevo Pedro Ieda, vedevo Terra, cioè tutti erano polarizzati verso Luna si riprenderà. Peccato che nella mia home non ci fossero argomenti contrari a questo. Qui non ci fosse chi diceva occhio, ormai sta andando giù, ormai non si riprende, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che cosa voglio dire con polarizzare, cioè fare attenzione a polarizzarsi, cercare di mantenere sempre un distaccamento emotivo, ma soprattutto di informazione. Quindi cercare di vedere entrambi i lati per ogni singolo progetto. Mi piace Bitcoin? Credo in Bitcoin? Ok. Vediamo i contro. Vediamo che cosa viene detto contro Bitcoin. Tutti quei commenti non ha valore,
e crollerà perché bla bla bla. Vediamoli. Non è sempre to the moon. Andrà giù. Andiamo a vedere questi contro. Quindi cerchiamo di essere critici nell'analisi. Quindi cercare veramente di prendere un progetto e guardarlo da entrambi i punti di vista. E su questo i social non ci aiutano. Dobbiamo essere noi attivamente andare a ricercarci le informazioni e fare in modo che ci vengano proposte ogni giorno, che ogni giorno ci sia il dubbio, perché solo così possiamo imparare. E saremo un pochino più tranquilli. Quarto punto, che è quello che abbiamo appena detto, leggere i contro di ogni cosa, dobbiamo scavare a fondo. Quindi il primo punto era, in realtà l'ho unito, è questo qua. Quindi il primo punto, fare attenzione, essere consapevoli di come agiscono, come si comportano i social. Quarto punto, scavare a fondo in ogni singolo progetto, andare proprio a scavare sotto l'apparenza. Ora, questo è quello che ho imparato e l'ho imparato, ahimè, nel modo più cruento possibile, cioè perdendo. Quindi possiamo dire che abbiamo, se anche tu hai perso dei fondi in questo, diciamo, in questo attacco, beh, allora anche tu avrai imparato sulla tua pelle la lezione dura, diciamo così, proprio nel modo duro, più duro possibile. Non hai letto sui libri, ma l'hai vissuto. E questo sicuramente ti lascia tanta ricchezza alle spalle, se trai ovviamente una lezione, che è quella che abbiamo fatto qui e che volevo appunto riportarti, perché è fondamentale secondo me. Qui non abbiamo letto, l'abbiamo subita ed è così che si impara la lezione, bruciandosi, che si sente il male e si dice: ok, adesso rivediamo tutto. E in un prossimo video ti porterò proprio come vado a gestire l'asset allocation, come lo faccio tramite dei fogli di calcolo su Excel semplicissimi e come appunto andare a ridimensionare un pochino quello che è il mio quadro di investimento. Detto ciò, andiamo a vedere il piano di recupero. 1. Ho visto che tantissime persone stanno facendo revenge trading. Che cos'è il revenge trading? È il trading della vendetta. Cioè stanno cercando di tradare l'una perché sono convinti che si riprenda, cioè se l'una torna a, che ne so, a 0,01 o a 0,1 o a 1, ci sarebbero un botto di miliardari, di milionari, miliardari. Però non può succedere adesso, forse in futuro, ma a mio avviso ormai quell'ecosistema lì, quella blockchain lì è morta, tant'è vero che vogliono creare una chain da zero, neanche fare un fork, cioè proprio creare una chain staccata da Luna, che non c'entra nulla con il vecchio Luna. Quindi è normale che probabilmente Luna andrà a morire e che questa roba qui non succederà, anche perché la maggior parte di persone che sta facendo trade o revenge trade, che per me è pura scommessa, infatti non lo sto facendo e non ho intenzione di farlo. Ho accumulato dell'una, ma perché avevo degli NFT che ho venduto. Ho accumulato quelli, ce li ho lì e va bene così. Non sto facendo assolutamente revenge trade. Per chi facesse questo, la dinamica è: investo, l'una continua ad andare giù, ricompro, poi mi fa un 10%, un 50%, un 1000%. Però questa roba qui non è la regola. Non è la regola. E quando mi fa 1000%, la gente vende. Vende, chi ha fatto revenge trade vende, non aspetta che vada a 0,1 eccetera, vende e quindi il prezzo, boom, mi ritorna di nuovo giù. Ecco perché è molto importante capire che questo revenge trade non ha alcun senso. È una speculazione, si possono fare dei soldini. Personalmente ho fatto qualche soldino nella prima fase, ma ripeto, con quelli che erano i Luna che avevo,
Adesso secondo me non ha proprio senso andare a fare revenge trade. Poi comunque ognuno è libero di pensarla come vuole, giustamente. Però secondo me è proprio qualcosa di estremamente rischioso. Tra l'altro è quello che funziona un pochino nei cicli di mercato, cioè dopo che c'è stato il pump e la gente dice questo progetto non potrà più scendere, inizia a scendere. No, 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 questo è solo un ritracciamento, ripartirà e continua a scendere. Continua a scendere, arriva alla fase di accettazione dove si vende tutto, il progetto va giù, dopo un po' qui in mezzo c'è il revenge trading e poi fa un piccolo scatto in su per poi ritornare giù a picco, ovviamente, perché questi vanno a vendere qua. Finché piano piano non va a morire la cosa. Quindi, secondo me è inutile. Secondo, e l'abbiamo già visto prima, la seconda parte del piano è andare più puri. Cosa vuol dire? Avere un wallet cripto, ovviamente, incentrato ulteriormente, perché già era tanto incentrato su Bitcoin, ulteriormente su BTC, al più ETH, che abbiamo visto che Bitcoin si sta, tra virgolette, elevando a re della DeFi, tra virgolette, ETH mi sa tanto che sarà invece il re della CeFi, cioè di tutte quelle applicazioni governative o non governative. Io ETH lo vedo così, quindi lo vedo come qualcosa di più per sviluppi centrali rispetto a Bitcoin, che è più decentralizzato, ma anche qui dobbiamo poi chiarire cosa vuol dire decentralizzato, perché mi rendo conto che molti hanno un concetto particolare di decentralizzato, cioè non è proprio decentralizzato. Attenzione che metto altra parte del piano che vado a mettere in atto, questa qui è la numero 3, e il modo in cui entro a mercato, che si conferma ovviamente il DCA. Continuo a fare molto più DCA. Dalle mie entrate, una parte di investimento, cioè quello che è appunto l'investimento, vado a piazzarlo nei vari campi che abbiamo visto prima, facendo quello che è il dollar cost average, quindi acquistando dei pack più o meno grandi, dipende poi da quanto ognuno riceve chiaramente di entrate, e li vado a fare ovviamente per quanto riguarda le cripto su Bitcoin. Quindi continuo a fare il mio BTC, il mio DCA, più del trading che da tempo che non faccio, però recupero un pochino di trading, soprattutto in questa fase che mi aspetto un Bitcoin sui 20K. Però ovviamente non è detto. Con questo cerco di beccare qui intanto il mio pack di accumulo su Bitcoin costante nel tempo. Quindi questa forse è il miglior modo per andare a investire sul lungo termine su un progetto appunto di lunga scadenza. Quarto punto, il più importante, non uscire dal mercato. Attenzione, con questo non voglio dire che non bisogna uscire dal mercato, anche se così c'è scritto. Il senso è molto più interiore rispetto a quello che c'è scritto qua. E quello che voglio dire è che l'unico modo veramente di incassare la perdita è quittare e lasciare, abbandonare, dire basta, gli investimenti non fanno per me, esco. Qui, occhio, non parlo di mercato cripto, parlo di mercato in generale, perché qua si sta parlando di investimenti in generale. Quindi non voglio fare il purista, solo le cripto esistono, sono le più belle, tutto. No, parliamo di mercato in generale. Dire ho preso una botta, basta, lascio perdere gli investimenti, significa arrendersi e significa per forza fallire. Perché l'unico modo che si ha di fallire è veramente uscire. Se si vuole avere successo nell'ambito degli investimenti, bisogna uscire
imparare, non uscire, non scappare, imparare. Imparare cosa? La lezione. Imparare la lezione nel modo duro, nel modo teorico, in qualsiasi modo, in qualsiasi forma. Se hai investito in UST, impari la lezione sicuramente come me nel modo più cruento possibile e più doloroso possibile. Se non ci hai investito, imparerai la lezione in modo teorico. Però l'importante è impararla, farla nostra e in base a quello andare a capire come muoversi. Quindi incasso la sconfitta, analizzo, studio, modifico e imparo. Questo è l'unico modo per vincere. L'unico. Come quando si va in palestra, si fa ginnastica, ci si allena, fa male. Il primo giorno non ci vogliamo più tornare, dopo abbiamo fatto palestra siamo distrutti, poi il secondo giorno, il terzo giorno, continuiamo, 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 e solo continuando dopo un fallimento e l'altro che alla fine si ottiene il risultato. Ma attenzione, continuare non vuol dire perseverare nell'errore, vuol dire imparare, capire l'errore, conoscerlo, esserne consapevoli, farsi l'esame di coscienza dicendo perché ho fatto questa cosa qui. E dopo averlo metabolizzato, ripartire con un piano per vincere. Poi il piano si rompe, quindi io ho un piano, viene abbattuto. Ok, correggo e creo un secondo piano. Abbattuto. Ok, correggo e creo un secondo piano. Abbattuto. Ok, correggo e creo un secondo piano. Facendo in questo modo, piano piano, piano piano, piano piano, come vedete, la curva va a salire. E questo è il modo corretto di muoversi, perché non esiste nulla di infallibile. Bisogna essere consci che si sbaglia e si sbaglierà. Bisogna essere consci che si perderanno soldi, si perderà lavoro, si perderà un sacco di roba, ma è così la vita. È una sfida e bisogna combatterla. Bisogna imparare le lezioni e procedere, perché se non si imparano le lezioni, si continua a perseverare, piano, sconfitto, e continua a fare questo, a che cosa vogliamo che ci porti? Ci porterà semplicemente una sconfitta dietro l'altra, nulla di più. Non ci sarà mai questa crescita. Per esserci questa crescita dobbiamo costantemente adattare, imparare, studiare e crescere. Ecco perché cerco qui sul canale di portare proprio questo, di dire ragazzi, andiamo a lavorare su quello che è il mondo delle cripto, sì, ma facciamolo con coscienza, con criterio e studiamo. Qui non cerchiamo gli altri che ci dicano cosa fare, come farlo. Possiamo cercare opinioni altrui, possiamo studiare sui canali, ma poi dobbiamo operare noi. Perché solo iniziando ad agire, solo iniziando a perdere soldi, purtroppo, perché così funziona l'apprendimento, è così che si impara. Si impara, si cresce e si migliora. Quindi aumentano le finanze, aumenta tutto. Questo è il modo che conosco. Se ne conoscete altri, fatemelo sapere, ma purtroppo la via è lunga, è dura, è tortuosa. La vita è così, gli investimenti sono così, ogni cosa è così. Quindi ragazzi, questo è quello che ci possiamo portare a casa da questa esperienza. Mi raccomando, è fondamentale imparare, come abbiamo già detto mille volte in questo video, ma continuerò a dirlo perché è proprio questa la cosa più importante: imparare, essere consapevoli degli errori e procedere. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo video, se anche tu hai incassato una perdita, qual è la lezione che hai imparato da questo crollo. Lascia un bel mi piace se ti è piaciuto questo video, condividilo e puoi iscriverti al canale cliccando il tasto iscriviti che trovi qua sotto per avere altri video come questi. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao.